Ok ragazzi, nuovo video, oggi parleremo di NEAT, quindi l'attività fisica cosiddetta involontaria e il contapassi, quindi il tracking dei passi nell'arco della giornata, che è un argomento interessante su cui stanno arrivando tante domande in funzione di quello che sto scrivendo sul mio blog su Rhino Nation e volevo condividerlo un po' perché non credo di averne mai parlato qua su YouTube. Detto questo, prima di iniziare ti ricordo che abbiamo aperto le iscrizioni a Rhino Nation, la nostra nuova community, rhinonation.it, dove troverete contenuti esclusivi, in primis da un punto di vista di video, articoli, ma anche i nostri log personali, quindi il log di tutto quello che facciamo a livello di allenamento, alimentazione, integrazione, potete trovarlo aggiornato giorno dopo giorno, mio, di Giorgia, del nostro team in generale, e un forum a vostra disposizione per fare tutte le domande che volete a livello di alimentazione, allenamento, integrazione, e anche la possibilità di aprire i vostri log personali, quindi vi aspettiamo, trovate il link qua sotto, rhinonation.it. Partiamo col video. Allora, innanzitutto, che cos'è il NEAT? La cosiddetta attività fisica involontaria. Come si fa a fare attività fisica involontaria? Allora, in realtà è sostanzialmente il dispendio energetico derivante dall'attività fisica che non è correlato a un esercizio specifico, nel senso che camminando per portare fuori il cane, pulendo casa, facendo le scale piuttosto che l'ascensore, dovendo andare da una parte facendosela a piedi, una passeggiata, ovviamente, insomma, logicamente nell'arco della giornata noi abbiamo un dispendio energetico, compiamo delle attività fisiche che non sono fatte per spendere energia, ma sono fatte per stare al mondo, insomma, banalmente. Quindi logicamente queste attività hanno un dispendio, quindi sì, se pulite casa state spendendo calorie, però non per questo dovete stare a pulire casa in continuazione, oppure se siete sposati e vostra moglie sta con i capelli bianchi, allora fatelo perché così traete il beneficio da entrambi i lati. Allora, detto questo, la vita ha sposato in condizione terribilmente. Allora, diciamo che per avere un tracking bene o male di quant'è il nostro NEAT, ed è molto molto impreciso, quindi ovviamente non dobbiamo partire che abbiamo tutto sotto controllo perché non è assolutamente così, però un valido indice è un contapassi, banalmente li trovate sui 20 euro in su su Amazon, ce ne sono tantissimi, sono abbastanza affidabili, ma di nuovo non bisogna essere super precisi, però vi danno un'idea dei passi che fate nell'arco della giornata e quindi idealmente anche di qual è il vostro dispendio. Ora, come regola di base si dice che una persona per essere attiva dovrebbe fare almeno 10.000 passi al giorno, che è un target super raggiungibile. Ora, c'è chi è più attivo per questioni lavorative, logicamente, chi invece è più sedentario, quindi si pensi alla differenza tra una persona che magari per lavoro sta sempre in giro, sta sempre a camminare, deve fare avanti e indietro, anche banalmente un personal trainer che sta tutti i giorni a fare PT in sala, e una persona che magari è uno studente che studia, quindi di base sta tutto il giorno seduto. Io personalmente ci sono periodi in cui sto sempre in sala a fare check con i clienti, a vederli, a valutare gli schemi motori e via discorrendo, ci sono anche momenti in cui sto tutto il giorno davanti al computer a lavorare su progetti, su programmi che, parentesi, tra poco esce gratis e siamo super fomentati comunque, e lo vedo da contapassi che logicamente c'è una grande differenza, per cui può essere un valido aiuto da tenere. Quindi basiamoci un po' su questo che è il discorso dei passi. Io dal mio punto di vista vi suggerisco di comprarne uno, tenerlo, non esserne ossessionati, però tenerlo più che altro per avere un indice di quanto vi muovete, ok? E vedremo adesso come poter intervenire proprio e sfruttare questo dato. Allora, distinguiamo e parliamo innanzitutto brevemente della fase di CAT. Perché brevemente? Perché farò un video in merito quando si arriverà la stagione del CAT, e B, non è assolutamente stagione del CAT, non ci voglio pensare perché tra poco dovremo entrare in preparazione prima Giorgia, poi io, quindi non mi piace parlare di CAT in questo momento. Per cui, però, generalmente qual è il vantaggio principale? Il fatto che nel CAT logicamente noi dobbiamo andare a creare deficit, ed anche il NEAT, come potete ben intuire, è un fattore che crea deficit, assolutamente ragazzi non sottovalutatelo perché può essere un grandissimo game changer, ok? Ora dunque, cosa possiamo dire? Il NEAT c'ha un bel vantaggio, vantaggio e svantaggio. Allora, lo svantaggio è che è poco time efficient, nel senso che è poco efficiente da un punto di vista temporale. Che cosa vuol dire? Che per bruciare una buona mole di calorie dovremmo stare tutto il giorno a camminare, che non è esattamente l'ideale se abbiamo qualcos'altro da fare, e idealmente tutti quanti abbiamo qualcos'altro da fare.
Quindi quello che realmente può darci un bel vantaggio è il fatto che il NEAT sì, non è efficiente in termini temporali, però d'altro canto non ha un impatto molto forte a livello neurale di fatica sistemica. Ossia, se io sostanzialmente mi metto a fare tanto HIIT durante la giornata in fase di cardio per aumentare il dispendio energetico, sto anche creando tanto stress in un contesto, quello di una fase di CAT, in cui lo stress è già alle stelle, siamo molto più sensibili, le capacità di recupero sono molto più basse, siamo molto più propensi ad infiammarci, quindi rischiamo di arrivare in overreaching subito facendo tanto HIIT, che sarebbe un po' un controsenso, che non è esattamente l'ideale. Comunque, quello che invece possiamo fare allora è puntare sul NEAT, questo soprattutto ed anzi in particolare, anzi esclusivamente, perché all'inizio conviene puntare sull'HIIT e ci può stare, però verso la fine ci sposteremo pian piano sull'LISS e poi dall'LISS, quindi un'attività che possiamo identificare con un 140 bpm, ci spostiamo sul NEAT, ossia iniziamo a considerare quelli che sono i passi giornalieri e andiamo ad aumentarli. Questo può voler dire stare sui 20.000, 30.000, addirittura in alcuni casi 40.000 passi al giorno, magari se facciamo una camminata veloce sul tappeto la mattina appena svegli, dopo l'allenamento e la sera nelle ultime fasi di CAT, oppure quando dobbiamo cercare di dare quell'ultima sbrigliata alla BF e abbassarla del tutto prima di fare una reverse e via discorrendo, allora queste sono sicuramente ottime soluzioni. Allo stesso modo, quando andiamo a fare una reverse diet, quindi dopo aver raggiunto una buona condizione, una BF sostanzialmente quasi finale, allora andiamo ad aumentare gradualmente i carboidrati, le calorie in generale, per riempirci di nuovo, perché ricordate sempre la top condition si prende da sotto, e in questo caso l'utilizzo del NEAT è particolarmente utile per mantenerci attivi, non infiammarci, non stressarci troppo e fare in modo che queste calorie vengano gestite al meglio. Però questo riguarda il periodo di CAT, ne abbiamo già in parte parlato, ne parleremo successivamente, se vi interessa scrivetelo qua sotto nei commenti. Passiamo al bulk, quindi come considerare il NEAT in bulk. Ecco, dal mio punto di vista, se in bulk il cardio può non essere una buona idea, perché logicamente è un qualcosa che va ad inficiare le vostre recovery capabilities, quindi le capacità di recupero dall'allenamento, che dovrebbe essere il primo driver, quindi il focus vostro principale per questo momento, allo stesso modo il NEAT può essere particolarmente utile. Ora, molti consigliano di utilizzare il cardio per essere e rimanere adattati sulle alte ripetizioni. Io quello che dico è: se volete essere adattati e mantenervi performanti sulle alte ripetizioni, lavorate ad alte ripetizioni, perché vi adatterete, sarete performanti. Quindi molto banalmente non c'è bisogno di ricorrere a cardio, cardio HIIT per avere questo transfer. Però l'utilizzo del NEAT è molto utile perché ci mantiene in qualche modo attivi e fit. Quindi in fase di bulk non dobbiamo soltanto concentrarci su quella che è la nostra performance, ma su un indice, un valore di fitness generale. Il fatto di mantenere quindi un certo movimento nell'arco della fase di bulk ci presenta due principali vantaggi. Il primo vantaggio è che saremo più fitness, quindi più in salute, e questo comporterà logicamente il fatto che il nostro corpo sarà più propenso a adattarsi a livello ipertrofico, quindi all'input derivante dall'allenamento. E il secondo vantaggio, e non è assolutamente da sottovalutare, è il fatto che una passeggiata, una camminata, il fatto di essere attivi durante la giornata ci permette di migliorare la nostra digestione. Fateci caso, se mangiate, vi buttate a letto, dormite, vi risvegliate, state con lo stomaco sotto sopra. Se invece mangiate, vi fate una passeggiata, portate fuori il cane, siete un po' attivi, fate qualcosa e poi magari prima di pranzo oppure successivamente, dopo aver fatto qualche attività, vi fate un riposino, vi sveglierete molto più pimpanti. Tendenzialmente questo può essere correlato al video che abbiamo fatto riguardo a quanto salire a livello di calorie. Ecco, tenersi attivi durante la giornata ci permette di gestire molte più calorie, ma non soltanto da un punto di vista di bilancio energetico, proprio da un punto di vista di facilità di digestione. Quindi siate attivi assolutamente. Io quello che cerco di fare è, banalmente, dopo aver mangiato faccio qualcosa che può essere pulire e mettere a posto, può essere portare fuori i cani, oppure se sto in palestra faccio un PT dopo aver mangiato e poi torno a casa, o dopo aver mangiato quello che faccio è mi metto, faccio 20 minuti di tappeto, camminata, mi guardo un video, mi guardo un podcast, qualcosa che anche mi rilassi, mi distragga prima di iniziare una giornata di lavoro, ok? E questo è molto importante e mi aiuta veramente veramente tanto a gestire le calorie che sto assumendo. Quindi niente, questo è tutto per darvi delle indicazioni. Io quello che vi consiglio, se in fase di CAT possiamo salire anche fino a 30-40 mila passi, se le facciamo sul tappeto, se riusciamo a essere
essere particolarmente attivi. In fase bulk invece quello che vi consiglio è di stare tra i 10 e i 15.000 passi al giorno. È un input, uno sweet point, potete stare molto molto tranquilli. Certo, se siete persone che tendono a bruciare tanto, ad aver bisogno di tante calorie, allora riduceteli drasticamente, e anche in questo caso l'utilizzo del contapassi può essere un buon indice per vedere che non vi state muovendo troppo, quindi ok, tutto a posto, non devo superare per esempio i 5.000 passi. Può succedere, persone che hanno difficoltà a prendere peso, ecco, l'utilizzo del contapassi può essere veramente un valido aiuto. Quindi questo è tutto per questo video, vi ricordo come sempre rhinonation.it, vi aspettiamo, siamo più di 500 membri, stiamo là aspettando voi perché è un progetto in cui stiamo investendo tantissimo, ragazzi, ed è veramente veramente spaziale, lo state apprezzando tanto e di questo vi ringraziamo sinceramente, quindi ci vediamo là per chi vuole condividere il suo percorso con noi, e per il resto ci vediamo al prossimo video.